voluto preparare per voi una ricetta speciale adatta per la colazione. Si tratta dei panini al cioccolato molto molto simili ai più famosi pangoccioli. Sono morbidissimi, buonissimi e anche facili da realizzare. Adesso nel video vi andrò a spiegare tutti gli ingredienti e tutto il procedimento per impastarli con il nostro Messier Cuisine Plus, le modalità di lievitazione, di impasto e quelle di cottura. Per la preparazione dei nostri panini al cioccolato simili ai pangoccioli abbiamo bisogno di 250 g di farina Manitoba, 250 g di farina 00, 250 ml di latte, 120 g di zucchero, una bustina di vanillina, 10 g di lievito di birra, 5 g di sale, un uovo intero, una fiala di aroma all'arancia e 50 g di burro morbido. Poi avremo bisogno di 120 g di gocce di cioccolato fondente, un tuorlo ed un cucchiaio di latte per spennellare la superficie. Andiamo a vedere come preparare la nostra ricetta. Per prima cosa mettiamo nel boccale il latte ed impostiamo 2 minuti 37 gradi a velocità 1. Quindi prendiamo il latte, lo versiamo nel boccale, mettiamo il coperchio e andiamo a fare le nostre impostazioni. Finito questo primo step, andiamo a mettere lo zucchero, il lievito e l'aroma di arancia ed impostare un minuto velocità 4. Quindi mettiamo nel boccale zucchero, lievito, aroma di arancia, chiudiamo il coperchio ed impostiamo un minuto a velocità 4. Quindi un minuto, velocità 4, e diamo il via. Il terzo step prevede che inseriate nel boccale le farine, la vanillina e l'uovo per impostare poi 20 secondi a velocità 4. Quindi mettiamo le farine, la Manitoba, la 00, la vanillina e l'uovo. Quindi, come vi ho detto prima, impostiamo 20 secondi a velocità 4. Adesso mettiamo il sale, possiamo farlo direttamente dal buco del misurino. Dopodiché andiamo ad impostare due giri da un minuto della funzione automatica impastare. Quindi partiamo con un primo giro, aumentiamo il tempo da 45 secondi a un minuto e mentre le lame girano andiamo a mettere sempre dal buco del misurino il burro. Quindi diamo il via. E mentre procede ad impastare, piano piano andiamo ad inserire il burro. Terminato il primo ciclo, diamo il via ad un secondo ciclo.
Ecco il nostro impasto, come vedete è molto molto morbido, anche appiccicoso, per cui dovete aiutarvi con un po' di farina per estrarlo dal boccale. Andate quindi a toglierlo dal boccale e a metterlo su un piano infarinato per poterlo lavorare. Come potete vedere dalle mie mani, l'impasto è molto molto appiccicoso, quindi aiutatevi con la farina per lavorarlo un po' e per poter formare una palla da mettere poi in lievitazione in una ciotola che avrete precedentemente oleato. La nostra palla di impasto è pronta, adesso andate a metterla nella ciotola oleata, ponetela a lievitare in forno dove avete posizionato un pentolino pieno di acqua bollente. Fate lievitare fino al raddoppio, saranno necessarie circa 2 ore. Ci vediamo dopo per la formazione dei panetti. L'impasto ha fatto la sua lievitazione, adesso andiamolo a mettere su un piano infarinato. E lo andiamo a stendere leggermente con le mani fino a fare una sorta di rettangolo. Otteniamo così appunto un rettangolo all'interno del quale versiamo le nostre gocce di cioccolato, i 120 grammi. Le spargiamo su tutta la superficie e poi andiamo ad arrotolare. A questo punto, ottenuto il nostro rotolo, facciamo delle pieghe. Quindi pieghiamo l'estremità sinistra verso il centro, l'estremità destra sempre verso il centro e giriamo il nostro impasto. Stendiamo ancora un po' con le mani. E di nuovo andiamo a piegare, stavolta la parte alta verso il centro e la parte bassa verso il centro. Giriamo di nuovo, appiattiamo sempre con le mani e ancora una volta da destra verso il centro, da sinistra verso il centro. Giriamo, mettiamo un altro pochino di farina e di nuovo dall'alto, scusate, verso il centro e dal basso verso il centro. Formiamo così una specie di palla all'interno della quale sono contenute le nostre gocce di cioccolato. Lasciamola riposare coperta con un canovaccio per circa mezz'ora. La mezz'ora è trascorsa, andiamo a togliere il nostro canovaccio e aiutandoci con un tarocco andiamo a fare delle palline che dovranno avere un peso di circa 70 grammi. Ne verranno fuori circa 15. Quindi facciamo una prima pallina. Facciamo questi pezzi, dopodiché li posizioniamo su una placca da forno ricoperta di carta e li lasciamo lievitare per altre 2 ore circa, sempre all'interno del forno con luce accesa. Adesso vado a fare tutte le mie palline, ci vediamo dopo. Ecco
Ecco pronti i nostri pangoccioli. Come vedete ne sono venuti fuori circa 13 perché non li ho fatti propriamente di 70 grammi l'uno, qualcuno ha abbondato un pochino. E adesso li metto a lievitare nel forno, come vi dicevo, con luce accesa per circa altre 2 ore. Ci vediamo dopo per la spennellatura con tuorlo e latte e per la cottura. Ecco i nostri pangoccioli lievitati, adesso li vado a spennellare in maniera molto delicata con un tuorlo sbattuto assieme a un cucchiaio di latte. Quindi li spennello leggermente, dopodiché li andrò a mettere in forno che ho preriscaldato a 180 gradi e li terrò lì per circa 15-20 minuti o comunque finché non verifico che si siano dorati. Adesso spennello tutti i miei panini. E poi ci vediamo una volta che sono sfornati per farvi vedere il risultato finale. A dopo. Ecco sfornati i nostri panini al cioccolato simile pangoccioli. Come vedete sono venuti belli dorati, belli lievitati. Adesso ne apro uno, vi faccio vedere com'è l'interno. Guardate, già si vede, sono morbidissimi. Con all'interno tantissime gocciole, molto molto morbidi. Se li volete conservare per i giorni successivi, potete metterli in una busta di plastica per alimenti ben chiusa, ben sigillata. Si conservano anche 2 o 3 giorni mantenendo la medesima morbidezza. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video, ma vi invito soprattutto a continuare a seguirmi su questo canale in Cucina con Messier per nuove e altre ricette. Con il nostro Connect, ma vi ricordo sempre che sono realizzabili anche con il Messier Cuisine Plus. E in più vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect e Plus Italia per rimanere anche qui aggiornati e condividere con altri utenti ricette, idee e consigli. E buoni pangoccioli per tutti!